E in apertura del TG8 vi avevamo anticipato e annunciato che sono stati trovati questa mattina tre dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio scorso, tre corpi senza vita. Ci colleghiamo in diretta con Enrico Giancarli. Buon pomeriggio Enrico. Io avevo detto in apertura che sicuramente il corpo di Valeria Mella è stato ritrovato. Gli altri sono stati identificati anche gli altri due? Ciao Gigliola, buon pomeriggio a te. Un saluto in diretta naturalmente da Forme, il campo base dei soccorritori. Allora, vi do le ultimissime notizie che ci ha riferito poco fa Daniele Perilli, il capo del soccorso alpino abruzzese. Allora, sono tre le persone ritrovate, non si conoscono le identità degli altri due corpi, ma la notizia è che da pochi minuti sono state sospese le ricerche per cercare la quarta persona dispersa, perché si sono innalzate le temperature ed è aumentato in maniera troppo pericolosa il rischio valanghe. Quindi riprenderanno domani le ricerche della quarta persona. Valeria è stata trovata questa mattina, poi in successione altre due persone. Si era anche sparsa la voce del ritrovamento di tutti e quattro i corpi, ma in realtà sono tre i corpi ritrovati, con la sospensione delle ricerche per rischio valanghe, viste le temperature molto molto alte che ci sono sul Monte Velino. Quindi da questo momento i soccorsi sono stati interrotti, domani si riprenderà per cercare la quarta persona dispersa. Sono queste le notizie che vi riusciamo a dare in tempo reale, dopo aver parlato proprio qualche minuto fa con Daniele Perilli, che è il capo del soccorso alpino, ma che ha preferito non venire alle interviste, visto il momento molto molto delicato. Dunque, vado a riassumere, Gigliola. Tre persone sono state ritrovate. Si era iniziato questa mattina con Valeria, la ragazza che è stata la prima ad essere ritrovata. Poi si era anche sparsa la voce del ritrovamento di tutti e quattro gli alpinisti dispersi. In realtà sono tre le persone ritrovate, ma con le temperature elevate e il rischio valanghe, che è diventato molto molto elevato, i soccorsi si sono interrotti, riprenderanno domani per trovare la quarta persona dispersa e chiudere così un po' il cerchio su questa tristissima vicenda. Se ci sono domande, Gigliola, sono qui. No, sei stato esaustivo come sempre. Comunque, se ci saranno novità e identificheranno gli altri due corpi, mi puoi interrompere in qualsiasi momento e ci ricollegheremo nuovamente in diretta. Altrimenti, tutti gli aggiornamenti su rete8.it e anche poi ci saranno ulteriori aggiornamenti nel corso dell'edizione delle 19:30 del TG8. Grazie ad Enrico Giancarli, buon lavoro.